Buongiorno e buon caffè. Guardavamo con Franca una di queste sere un telefilm nuovo, una serie ambientata in ospedale, molto bella. E poi a un certo punto così arriva la notizia bomba. La bellissima oncologa parla con il direttore generale e fa presente che vuole un figlio, ma ahimè è single e dalla parte sbagliata dei 35, dice. Interessante, eh? Interessante soprattutto questa osservazione, voglio un figlio. Oramai siamo nell'epoca del voglio, le cose devono accadere perché io le voglio, non perché accadono, non perché sono un dono, non perché la vita mi mette di fronte a delle cose, no, perché io devo controllare tutto. E soprattutto questo controllo alla fine si esercita nel mio dominio sulle cose. Ma un figlio è una cosa? Perché se è volere nel generare la vita quello che conta, allora chi se ne frega delle condizioni nelle quali questo figlio viene al mondo? Chi se ne frega se alla fine per me è una sorta di gioco, di giocattolo che io voglio per dare sostegno a quelli che sono i miei desideri? E sto parlando adesso di figli, ma potrei parlare di mille altre cose, perché alla fine il concetto è soltanto uno. Continuare a crescere una società basata sul voglio alla fine crea una società di frustrati, perché non tutto quello che vogliamo possiamo ottenerlo. E quando non riusciamo a ottenere quello che vogliamo, poi alla fine le conseguenze possono essere devastanti per noi e per gli altri. Perché la radice dei femminicidi, la radice dei suicidi, la radice di tanto male è proprio questo. Voglio e non posso ottenere, perché mi hanno oramai insegnato che quello che voglio lo devo ottenere, lo posso ottenere, e se non lo ottengo alla fine non sono soddisfatto. Abbiamo perso la dimensione del dono, dell'accettazione, del accettare, riconoscere, fare nostro quello che la vita ci dà. Buongiorno e buon caffè.